Dal Vangelo secondo Luca. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo. Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Ancora una volta Gesù si trova a scontrarsi con i dottori della legge, questi uomini della religione ebraica, questi sapienti che di fatto, secondo la religione, conoscevano tutta la strada per giungere al Signore, ma che in realtà, Gesù rivela, in realtà non giungevano alla fede vera, ma in realtà tutta una serie di pratiche religiose, tutta una serie di norme da osservare che secondo loro, secondo la tradizione, questo avrebbe preservato il culto di Israele e avrebbe permesso di accedere al Regno dei Cieli. Ecco, Gesù in realtà viene a scardinare questo e viene proprio anche a rimetterlo completamente in discussione, anzi, di fatto demolisce tutto quello che stanno dicendo. Infatti è molto forte la parola che dice: voi dottori della legge che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati e quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. È interessante perché in realtà se questo è riferito nel mondo ebraico, in cui c'erano tutta una serie di norme, di precetti, di usanze da osservare che conosciamo anche molto bene, in realtà questo possiamo vederlo anche noi oggi nella nostra vita, perché ogni tanto noi abbiamo una serie di sicurezze religiose, una serie di piccole garanzie che ci permettono di dire: ecco, qui dentro sto incontrando il Signore, oppure qui dentro se faccio questa cosa, questa determinata azione, se vengo a messa la domenica, sono a posto, sono salvo con la mia coscienza. Ma in realtà forse non sto incontrando il Signore, o meglio, non mi sto lasciando incontrare dal Signore, ma sto incontrando tutta una serie di paletti che io mi sto mettendo. Infatti è interessante che anche Gesù inizia a dire che il Signore ha mandato una serie di profeti e di apostoli, tutta una serie di segni della provvidenza che il Signore ci manda ogni giorno, che ci manda ma che domanda un cuore e delle orecchie aperte da parte nostra. Però da parte nostra a volte è difficile tenere lo sguardo aperto su ciò che il Signore ci sta mostrando, su ciò che il Signore ci vuole far vedere, perché proprio questa chiave della conoscenza non è altro che la relazione con il Signore, in cui non siamo noi a dire dov'è che incontriamo il Signore, ma Lui a sorprenderci nella nostra vita. È Lui che in realtà ci sorprende rispetto a quello che noi potremmo pensare, rispetto a quello che noi potremmo vedere. È qui la differenza di un cuore che sa, la differenza tra il sapersi essere al sicuro all'interno di una serie di piccole garanzie, di piccole sicurezze che noi abbiamo a livello religioso, o di chi invece sa lasciarsi sorprendere, sa lasciarsi mettere in discussione con la fiducia che è il Signore che sta guidando la barca della nostra vita.